L'app Comandi nasconde un potenziale incredibile e permette di fatto di utilizzare l'iPhone e non solo ad un livello ancora più avanzato. Proprio per questo motivo, all'interno di questo video vi parlo di 10 comandi ed automazioni incredibili, che peraltro potrete replicare pari pari sui vostri dispositivi. Curiosi? Allora sigla ed iniziamo! Prima di entrare nel merito del video, considera quantomeno l'idea di lasciare un bel mi piace al video e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi contenuti. È gratis e ti prometto che non te ne pentirai. Grazie. Signore e signori, il risparmio energetico è una funzione incredibilmente utile e di fatto ci permette di risparmiare qualche piccolo milliampere in tutte quelle situazioni in cui non siamo sicuri di arrivare alla fine della giornata. Forte di tutto questo preambolo, vi spiego come attivare la modalità di risparmio energetico qualora l'iPhone scenda sotto una certa percentuale di batteria. Iniziamo. Recatevi all'interno del tab Automazione, poi cliccate il più in alto e selezionate Crea un'automazione personale. Scorrete fino a trovare la voce livello di batteria. Selezionate poi la voce inferiore a. Poi, grazie allo slider, selezionate la percentuale di batteria di vostro interesse. Nel mio caso, per comodità, utilizzerò il 30%. Aggiungete una nuova azione, poi cercate la voce Imposta la modalità risparmio energetico. Lasciate la variabile su attivo, poi cliccate avanti e togliete la spunta alla voce Chiedi prima di eseguire. E quindi, una volta che l'iPhone raggiungerà una percentuale batteria al di sotto del 30%, andrà ad attivare automaticamente la modalità di risparmio energetico. Voi non avete idea di quanto sia comodo, ma se la copiate e seguite tutti i passaggi, ve ne accorgerete anche voi. È arrivato il momento, quello di deliziare le nostre orecchie con la soave voce di Siri. Vi racconto come farvi leggere automaticamente la percentuale batteria di iPhone una volta scollegato dalla carica. Tornate nel tab Automazione, poi cliccate sul più in alto e Crea un'automazione personale. Selezionate l'ultima voce della lista, ovvero Dispositivo di ricarica. Disattivate la spunta E collegato ed attivatela solo a E scollegato. Aggiungete la prima azione e ricercate la voce Ottieni livello batteria. Poi cliccate sul più e ricercate la voce Leggi testo. Piccolissimo trucchetto. Cliccate su Mostra di più per personalizzare al meglio il comando e lo stile del parlato. Abbiate anche l'accortezza di cambiare la voce da Alice a Siri, così da ottenere un effetto più naturale e meno robotico. E non dimenticatevi di togliere la spunta Chiedi prima di eseguire. Adesso non vi resta che godervi questo comando pazzesco. 52. Eh sì, signori, è giunto il grande momento di parlare di automazioni di sfondi. Sentite come suona bene automazioni di sfondi. E c'è parecchio da raccontare. Prima però dovete fare un'azione importantissima. Recatevi nella galleria di iPhone e create una cartella contenente tutti gli sfondi di vostro interesse. Personalmente la chiamerò sfondi per comodità, ma potete mettere qualunque nome vogliate. Tab Automazione, più in alto crea un'automazione personale. Ormai il modus operandi è sempre quello. Clicchiamo su ora del giorno. Poi selezioniamo Alba e cambiamo l'eventuale parametro di ripetizione. Nel mio caso tengo tutto stock, ma sentitevi liberi di modificarlo secondo i vostri gusti ed interessi. Aggiungiamo una nuova azione, poi cerchiamo Cerca foto, perdonate il gioco di parole. Aggiungiamo poi un filtro e in Album E andiamo a selezionare proprio la cartella che abbiamo precedentemente creato, nel mio caso sfondi. In ordine per mettiamo casuale e aggiungiamo un limite con parametro un elemento. Ora aggiungiamo una nuova azione con il più in basso e cerchiamo la voce Imposta sfondo. In Mostra di più togliamo la spunta a Mostra anteprima ed attiviamo eventualmente lo zoom prospettico per simulare l'effetto parallasse. Voilà, cari miei, ricordatevi di togliere la spunta a Chiedi prima di eseguire ed il gioco è fatto. Per completezza ed onor del vero, la stessa identica automazione può essere ripetuta anche per cambiare lo sfondo al tramonto. Sarà sufficiente creare una nuova automazione personale e selezionare la voce tramonto invece di alba. Tutto il resto del procedimento sarà identico, facile ed efficace. Nuova automazione, nuova avventura. Vi racconto come attivare la modalità non disturbare in modo automatico una volta giunti sul luogo di lavoro o in ufficio. Sempre tab automazione, sempre il più in alto e sempre crea un'automazione personale. Selezionate arrivo,
poi scegliete la posizione di vostro interesse. Nel mio caso, in questo esempio, è quella del lavoro, ma assolutamente può essere una qualunque posizione vogliate. Potete gestire anche un orario di inizio e di fine del comando, modificabile in qualunque momento vogliate. Aggiungete un'azione e ricercate imposta non disturbare. Cliccate su attivo, poi modificate la voce fino a su vado via. Così ogni qualvolta lascerete il luogo di lavoro o luogo di interesse specifico, il non disturbare verrà automaticamente disattivato. Piccolo bonus, facoltativo, assolutamente facoltativo. Considerate l'idea di aggiungere un'azione che vi permetta di impostare automaticamente il risparmio energetico, così da limitare al minimo il consumo di batteria di iPhone quando non utilizzato. Adesso vi racconto un breve ma triste estratto di vita quotidiana. Avete indossato gli auricolari, fatto il play di un brano e perso qualche secondo, se non minuto di vita a causa del volume troppo alto. Io sono presente all'appello, ma credo che bene o male sia successo a tutti almeno una volta nella vita. Storytelling a parte, il giusto volume degli auricolari è fondamentale per preservare, per salvaguardare la salute del nostro udito. Con una semplice e brevissima automazione riusciamo a risolvere questo problema. E adesso vi spiego come fare. Create cosa? Un'automazione personale? Cioè sto sentendo un'automazione personale. Laggiù in fondo, bravo, chiedete automazione personale 10. Bravo. Creiamo un'automazione personale. Poi selezionate la voce Bluetooth. Scegliete quindi il dispositivo Bluetooth di vostro interesse. Nel mio caso le AirPods, ma possono essere un qualunque dispositivo Bluetooth compatibile. Cliccate fine, poi avanti. Aggiungete l'azione imposta volume ed inserite il valore di vostro interesse tramite lo slider. Per comodità io metterò un onesto 40%, ma anche in questo caso è tutto molto soggettivo. Certo che se metteste mai un valore del 100% l'automazione chiaramente non ha senso, perché primo vi spaccate i timpani, secondo state calmi. Così ogni qualvolta andremo ad indossare i nostri auricolari Bluetooth, il volume verrà settato automaticamente senza pensieri. Comodo, no? Potreste pensare che l'app Comandi si limiti solo ed esclusivamente alle funzioni presenti su iPhone. Beh, cari miei, mi dispiace dirvelo, ma state cadendo in errore. Anche i vostri Apple Watch possono trarne grande vantaggio e ora vi svelo qualche approccio interessante. Per esempio, una volta lanciato un allenamento, potrete far cambiare la watch face al vostro Apple Watch, magari con una più consona ai dati di attività. Adesso lo sapete a memoria. Tab automazione, più in alto, crea un'automazione personale. Selezionate allenamento Apple Watch e lasciate la spunta su inizia. Aggiungete un'azione e ricercate la voce imposta quadrante. Avrete quindi accesso all'intera lista di watch faces presenti. E la scelta ricadrà unicamente nelle vostre mani. Personalmente ho scelto il quadrante attività analogico, nonché il più idoneo per le attività sportive. Ma non voglio influenzarvi, sia ben chiaro, potete fare tutto ciò che volete, sentitevi liberi come delle libellule, delle farfalle che volano in primavera, fate tutto ciò che volete. Io vi do consigli, che nella maggior parte dei casi spero siano utili, ma fate tutto ciò che volete, mettete il quadrante che volete, sentitevi liberi, ok? Magari nel frattempo iscrivetevi al canale, sentitevi liberi di farlo, ma fatelo. Disattivate la spunta a piedi prima di eseguire, poi vi alzate dalla sedia, andate a fare workout, mettete in pausa il video, però poi tornate, non è che scappate, no. Fate un workout, vi allenate, poi tornate qua e finite il video. Forza, su. Sei ancora qua che guardi? Dai, su. Corri. Concluse queste automazioni un po' homemade, un po' fatte così da me, un po' sempliciotte, ma comunque molto utili, è arrivato il momento di parlare di comandi molto più complessi, ma altrettanto fondamentali nel quotidiano. Trovate tutti i link a questi comandi qui sotto nella descrizione, e uno shoutout va ai creatori di queste shortcut pazzesche. Per una corretta configurazione dei comandi dovete però prima recarvi nelle impostazioni, cercare comandi rapidi ed attivare la spunta ai comandi non attendibili. Iniziamo. L'integrazione tra Apple Music e Shazam è argomento noto da tempo ormai, vista la recente acquisizione del servizio da parte proprio della mela morsicata. Ma quanto sarebbe incredibile invece poter aprire automaticamente un brano riconosciuto su Shazam direttamente su Spotify, ovvero il suo acerrimo nemico. La buona notizia è che non dovrete più attendere oltre. Date un caloroso benvenuto al comando Shazam to Spotify,
il cui nome parla già da sé. Sarà sufficiente lanciare il comando per effettuare il riconoscimento del brano. Una volta avvenuta la magia Made in Shazam, il comando si occuperà di aprire automaticamente Spotify, proponendone poi la pagina dedicata e facendo il play del brano. È un processo così lineare che non dovrete toccare, selezionare, confermare nulla. Fa tutto da solo. Che meraviglia! Signori, che meraviglia! Beh, devo dire che non sempre abbiamo voglia e motivazione interiore per scrivere dei lunghi poemi all'interno delle nostre note, ed è per questo che esiste Dictate to Notes. Voi parlate, l'iPhone ascolta e scrive. Anche in questo caso non dovrete fare altro che lanciare il comando. Non vi resta che parlare, parlare e parlare, prestando attenzione a specificare eventuali segni di punteggiatura da inserire. Una volta concluso, vi basterà terminare la registrazione per salvare la vostra trascrizione all'interno dell'app Note. Sinceramente, in alcune situazioni non ne potrei più fare a meno. Livello dipendenza notevole, bravi. Ma i comandi si spingono anche oltre, andando a colmare delle funzioni mancanti e desiderate dall'intero popolo iPhoniano. E questo è il caso di YouTube Picture in Picture, che, come potrete ben immaginare, vi permette di riprodurre i video di YouTube in Picture in Picture. Piccola nota importantissima: per la corretta riuscita del comando dovrete scaricare Scriptable, di cui vi lascio il link in descrizione. Dovrete solo scaricarla, aprirla una volta e fare null'altro. Promesso. Quindi, tutorial time! Aprite un qualunque video di vostro interesse su YouTube. Poi cliccate sull'icona condividi e selezionate altro. Noterete, scorrendo parecchio verso il basso, la voce YouTube Picture in Picture, che magicamente aprirà proprio Scriptable, l'app scaricata in precedenza. Il video YouTube verrà quindi ridotto a finestra e potrete anche regolare alcuni parametri, quali la velocità di riproduzione e la risoluzione. Quando YouTube non arriva al picture in picture, è il picture in picture ad arrivare su YouTube, tramite i comandi però. Chiaro, no? Ci tengo a concludere questo video in grande stile, raccontandovi di un comando che vi permette di scaricare video e contenuti da YouTube senza passare per mille siti costellati di pubblicità, costellati di roba, pop-up, incredibile. Qua è molto più lineare e molto più semplice. Si chiama YouTube Script, aka YT Script, e fidatevi di me, cambierà la vostra vita quotidiana, ve lo prometto. Una volta installato il comando saranno richiesti i primi step di configurazione, che sono molto semplici e che banalmente vi obbligano a decidere le cartelle di destinazione per il salvataggio dei file video e dei file audio. Seguite comunque tutti gli step richiesti e non avrete alcun problema. Ora, come farlo funzionare? Ottima domanda, signori, andiamo a vederlo. Aprite un video di vostro gradimento, poi cliccate il tasto condividi e selezionate altro. Scorrete fino a trovare la voce YouTube Script e lanciate il comando. Dopo qualche secondo ecco che comparirà una chiara UI dove potrete decidere di scaricare il video fino ad una risoluzione massima del 720p a 30 frame al secondo oppure il solo audio. Personalmente, dopo aver testato mille comandi simili, YouTube Script è stato l'unico in grado di venire incontro alle mie esigenze. È molto chiaro come UI, è veloce e soprattutto è reliable e affidabile, a differenza degli altri che vanno sempre e costantemente in errore. Grazie di cuore per aver visto questo video. Se ti è piaciuto, cosa che spero, ti esorto a lasciare un bel mi piace, a commentare qui sotto, a controllare tutti i link che trovi in descrizione e soprattutto, ancora più importante, ad iscriverti al canale. Davvero non costa nulla, è gratuito, però è un sostegno molto importante da parte vostra, da parte di voi utenti, che mi aiuta a continuare ad investire in questa realtà. Quindi se ancora non sei iscritto, mi raccomando, considera quantomeno l'idea di farlo. Ci vediamo prestissimo con nuovi contenuti pazzeschi. Stay tuned e alla prossima. Ciao!